Allora, voglio commentare un articolo che è apparso nella voce.info di Marco Percoco, pubblicato il 2 aprile 2021, intitolato Per la mobilità urbana l'unica via è la competizione. In questo articolo si fa riferimento al fatto che l'ordinamento e il mercato hanno sostanzialmente limitato l'ingresso nell'interno del settore dei trasporti di nuove imprese che avrebbero invece potuto portare maggiore efficienza e maggiore competizione. E la critica è soprattutto alle piattaforme relative alla mobilità nelle aree metropolitane e al fatto che l'Italia, diciamo, ha rifiutato queste innovazioni. Però rimane comunque la questione del miglioramento dell'offerta dei servizi di trasporto su base metropolitana, urbana, una questione che diciamo, rimane aperta senza soluzione. Chiaramente anche se c'è la pandemia e quindi anche se le città vivono di fatto una mobilità ridotta, vi sono comunque delle questioni di efficientamento del trasporto che riguardano soprattutto le preferenze dei consumatori, che poi vanno connesse anche alle questioni ambientali in senso più ampio, potremmo dire, alla dimensione delle smart cities, perché è chiaro che non ci può essere una smart city se non c'è un efficientamento dei trasporti, se non ci sono delle attività, diciamo, di realizzazione di reti e anche attraverso l'innovazione tecnologica in grado di mettere insieme più imprese ed anche più consumatori nell'interno di un'unica dimensione digitale. Certamente ci sono dei vantaggi che le piattaforme, diciamo, di mobilità hanno per i consumatori. Questi vantaggi consistono nei prezzi, i prezzi sono bassi, diciamo, tendono i prezzi ad abbassarsi molto. È chiaro che se si apre il mercato a nuovi competitors, questi nuovi competitors probabilmente abbasseranno i prezzi e questo spingerà anche, diciamo, gli operatori tradizionali del mercato ad abbassare anch'essi i prezzi con una condizione sostanzialmente, diciamo, di maggiore competizione. E poi c'è la questione della disponibilità dei servizi. Sostanzialmente, generalmente, come è stato dimostrato, queste piattaforme per la mobilità tendono ad avere un impatto molto positivo nell'offerta di servizi in quelle aree urbane che generalmente non sono battute dai taxi normali. Questo è stato dimostrato da Uber e Lyft. Ovviamente, diciamo, c'è un problema di mobilità urbana che però, diciamo, non viene ad essere risolto. La soluzione di agire con i monopattini elettrici e con le biciclette a pedalata assistita è evidentemente insufficiente. La regolamentazione è molto rigida, i servizi di Uber Pop sono stati chiusi perché, diciamo, per concorrenza sleale, in base all'articolo 2598 del codice civile, e sono permessi soltanto quei servizi di Uber Black che sono erogati però da società munite di noleggio, di licenze di noleggio con conducente. Queste stesse società, inoltre, diciamo, hanno sostanzialmente la possibilità, di operare però con delle restrizioni, devono operare soltanto nel comune, che ha rilasciato l'autorizzazione, che poi deve essere lo stesso comune dove ha sede, dove c'è anche la rimessa della stessa attività, il servizio di trasporto deve iniziare e terminare della rimessa e poi ci vuole anche un foglio di servizio in formato elettronico. Insomma, sono regole molto complesse, diciamo, chiaramente c'è stato anche un intervento della Corte Costituzionale, proprio perché queste regole risultano essere molto stringenti, però sostanzialmente, diciamo, queste regole hanno in qualche modo bloccato questo mercato.
Poi ci sono le piattaforme come MyTaxi che per quanto diciamo siano in un qualche modo per consentite, diciamo, però poi alla fine hanno sempre una certa forma, vivono sempre una certa forma di ostilità e di discriminazione per questioni anticoncorrenziali. Chiaramente il mercato della mobilità urbana è un mercato molto ampio che sicuramente diciamo, vuole essere, diciamo, stuzzica, come dire, potrebbe dare profitto a molte aziende. Però il problema è che c'è una questione che di sostenibilità, cioè il trasporto pubblico locale deve essere sostenibile, chiaramente si intende una sostenibilità soprattutto sotto il punto di vista, diciamo, una sostenibilità ambientale, deve essere equo. Che significa equo? Equo non significa soltanto in termini di prezzi. Eco significa anche in termini di servizi per area. È chiaro che possiamo immaginare in una città i servizi di trasporto nel centro sono più ampi dei servizi di trasporto in periferia, però chiaramente la questione dell'equità imporrebbe che anche i servizi in periferia fossero altrettanto sviluppati come servizi al centro. E poi, diciamo, c'è la questione dell'incontro tra domanda e offerta, che significa che magari certe fasce della popolazione o certe aree urbane potrebbero anche essere disposte a pagare certi prezzi per certi servizi, perché hanno anche dei redditi adeguati, e magari altre zone della città non hanno gli stessi redditi per potersi permettere dei servizi di trasporto a costi elevati. Quindi è chiaro che ci deve essere l'incontro tra domanda e offerta. Ogni reddito dovrebbe poter avere un corrispettivo servizio di trasporto e la mobilità è comunque necessaria all'interno delle città. Chiaramente c'è sostanzialmente un'ostilità nei confronti della liberalizzazione. Questa ostilità chiaramente è ammantata, qui dice l'autore, si trincera dietro la necessità di tutelare qualità e sicurezza, scrive l'autore. È giusto, è così. Certamente, diciamo, però questo significa anche perdere molto fatturato, significa perdere molto reddito e anche significa dare meno servizi alla popolazione. Che cosa possiamo dire di questo articolo? Sicuramente questo articolo coglie una delle questioni più importanti nell'ambito dell'economia dei trasporti su base locale e su base urbana. Dobbiamo partire da quello che è il problema della mobilità. Il problema della mobilità è sempre quello di evitare e risolvere la congestione nel trasporto. Questo è il problema. E le città, le aree metropolitane, vivono una fortissima congestione di trasporto. Come si risolve la congestione? Generalmente con l'intermodalità, cioè facendo in modo che le persone non utilizzino tutti lo stesso strumento di trasporto, quanto piuttosto utilizzino vari strumenti di trasporto, chi prende il treno, chi il pullman, chi la macchina, chi il monopattino, chi l'aereo, insomma. Nell'intermodalità c'è una soluzione, però è una parte della soluzione, perché poi chiaramente nelle aree urbane, visto che c'è il fenomeno dell'urbanization, diciamo, il fatto che più del 50% della popolazione mondiale vive nelle città, che significa questo? Che inevitabilmente nelle aree urbane si crea la congestione. Allora, visto che la congestione costa, è un costo economico, perché la creazione di congestione per una città significa che, diciamo, vi sono risorse che sono capitale umano, capitale tecnologico, capitale finanziario, capitale di conoscenza, che vengono bloccate nel traffico piuttosto che fluire verso i luoghi di destinazione dove queste medesime risorse potrebbero essere maggiormente produttive. E allora è chiaro che per un'azienda, che per una città, la congestione è un problema. Soltanto che per risolvere questo problema, bisognerebbe agire appunto con le liberalizzazioni. Perché?
Per una serie di motivazioni, innanzitutto è stato dimostrato più volte, insomma, che il mondo del trasporto pubblico, il mondo del trasporto privato, cioè praticamente i taxi, sono organizzati in forma, diciamo, di confederazione, in forma, diciamo, di tendono ad avere come dire, le caratteristiche di una vera e propria gilda, il che non è proprio, diciamo, un elemento che fa bene. Soprattutto perché questo riduce il numero di potenziali clienti. Inoltre, per quanto riguarda la questione della qualità, perché molti sono contrari alla liberalizzazione perché dicono c'è una questione di qualità. Ok, però non è che tutti i cittadini vogliono tutti lo stesso livello di qualità. Magari ci saranno dei cittadini che avranno le risorse per poter comprare un taxi, un servizio taxi di qualità elevatissima. Tutto tecnologico, con delle macchine autonome, eccetera, eccetera, e degli altri cittadini che invece hanno bisogno di servizi di trasporto a prezzi più bassi perché hanno redditi più bassi. Quindi vi va bene che ci sia una macchina normale che li trasporti da un punto A a un punto B nell'interno della città. Quindi la questione della qualità è mal posta, perché la qualità non è un bene che tutti possono comprare. Tutti hanno un bisogno di trasporto e anche un diritto ad accedere alla mobilità nell'interno delle città, però non tutti hanno le risorse finanziarie per poter accedere sempre ad un sistema qualitativamente elevato. Quindi la questione del rifiuto della liberalizzazione per motivazioni legate alla qualità è una questione sostanzialmente, diciamo, che produce diseguaglianza. Produce diseguaglianza perché finisce per aumentare i prezzi dei trasporti, finisce per fare in modo che soltanto alcuni possano accedere frequentemente, mentre altri devono trovare altre soluzioni, e questo evidentemente, diciamo, in senso complessivo, costituisce una significativa limitazione di quelle che sono le libertà individuali, e rimane comunque aperta la questione della congestione, che non viene risolta. Cioè, non è che attraverso la non è che impedendo la liberalizzazione dei trasporti locali si risolve la questione della congestione del traffico. Non si risolve, si risolvono soltanto i diritti di alcuni tassisti. Ok, però il punto è: il reddito di questi tassisti che viene salvaguardato è uguale, maggiore o minore rispetto all'economia che verrebbe creata in caso di una maggiore mobilità complessivamente generata in un'economia attraverso la liberalizzazione? È chiaro che è minore, questo lo possiamo intendere, è intuitivo, ma intuisce, no? Potremmo anche calcolarlo. Però, ecco, by intuition è chiaro che difendere, non so, quanti saranno i tassisti in una città rispetto ai bisogni di mobilità di 1 milione di persone, diciamo che magari utilizzano più spesso diciamo, servizi di trasporto locale, questo può significare avere, diciamo, dei notevolissimi vantaggi in termini di economici. E poi c'è la questione della sostenibilità. Della sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale, certamente non è detto che un sistema liberalizzato sia per forza, diciamo, di cose sostenibile ambientalmente, però non è detto neanche il contrario, cioè non è detto che mantenere chiuso il sistema porti alla sostenibilità, perché poi bisognerebbe andare a verificare se effettivamente questi taxi che operano con licenza sono sostenibili ambientalmente. Probabilmente non lo sono, e quindi non è che si può mettere sullo stesso piano la liberalizzazione e la sostenibilità. Si può fare una liberalizzazione orientata alla sostenibilità, stabilendo che tutti i soggetti che devono accedere allo svolgimento dei servizi del traffico abbiano la capacità, diciamo, di offrire dei servizi sostenibili ambientalmente, quindi con macchine elettriche o con macchine che funzionano a carburanti poco inquinanti e così via. Quindi, diciamo, non bisogna mettere in competizione la dimensione della liberalizzazione con la dimensione della sostenibilità, perché sostanzialmente è possibile fare una liberalizzazione sostenibile. Inoltre, e questo è molto rilevante, bisogna considerare la questione delle smart cities,
Le smart cities sono un obiettivo, però non si può fare la smart city se i sistemi di trasporto sono ingessati, sono bloccati. Se, cioè, una smart city ha bisogno di servizi come Uber, che sono comunque servizi, diciamo, appunto del tipo 4.0. Certo, magari si possono mettere controlli, si possono mettere requisiti, si possono mettere ulteriori strumenti di valutazione delle performance di queste attività. Sì, è possibile creare un auditing pubblico, c'è cioè un controllo pubblico su queste attività a seguito della liberalizzazione? Certamente sì, è chiaro che la liberalizzazione deve corrispondere da un lato all'apertura del mercato e dall'altro lato all'aumento dei poteri pubblici di controllo sulla stessa liberalizzazione. Però tutto questo, diciamo, potrebbe essere maggiormente conforme alla questione appunto della liberalizzazione. Poi questo fatto, diciamo, di accusare di concorrenza sleale, qui bisogna essere chiari. Cioè, il problema qui è che ci sono dei mercati di trasporti che sono tendenzialmente monopolistici o oligopolistici. La teoria economica l'ha detto, ci sono il mercato di trasporti è un mercato che tende ad essere monopolistico, oligopolistico. Però quale mercato di trasporti? Il mercato di trasporti aerei, il mercato di trasporti dei treni, non il trasporto locale. Non esistono teorie che dicono che il trasporto urbano ha una natura oligopolistica o monopolistica. Non c'è, non c'è. E tant'è vero che diciamo, le normali. Diciamo, quello che accade nelle città anglosassoni, dove diciamo, la cultura economica è un po' più diffusa, è proprio la presenza di questi soggetti. Quindi, evidentemente, l'idea di andare a difendere un monopolio, un oligopolio sul trasporto locale è sbagliata, perché è un'idea normativa. Che stabilisce dei monopoli e degli oligopoli normativi che si contrappongono alla dimensione naturale di quel mercato, che invece è un mercato concorrenziale. Quindi, diciamo, se la legge va contro la natura del mercato, alla fine a pagarne saranno le aziende e i cittadini. Le aziende perché ci saranno aziende che non potranno produrre profitto e i cittadini perché avranno dei servizi o minori servizi rispetto a quelli che richiedono o costi più alti rispetto a quelli che potrebbero pagare se i servizi venissero liberalizzati. Ora è chiaro che se si fa la liberalizzazione bisogna anche modificare quelli che sono i poteri di controllo degli enti pubblici e quindi magari all'interno dei comuni bisognerebbe andare a creare degli uffici che sono preposti a questo tipo di attività di controllare se queste nuove aziende hanno effettivamente la possibilità di rispettare le missioni della sostenibilità ambientale, dell'innovazione tecnologica e del rispetto di alcuni minimi criteri di carattere qualitativo. Questo è chiaro, c'è bisogno anche di una evoluzione, diciamo, dal punto di vista pubblico, però questo, diciamo, fa parte della normale dinamica stato-mercato. È chiaro che se un mercato evolve, di seguito anche lo Stato deve evolversi, deve in qualche modo, diciamo, creare delle innovazioni. Quindi questo è assolutamente normale. In sintesi, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che certamente l'autore ha ragione. C'è una, diciamo, c'è un tentativo di sabotaggio diciamo, di queste piattaforme sulla mobilità che invece hanno dimostrato di essere molto utili. L'autore ha ragione quando dice soprattutto che c'è una questione di equità, perché queste nuove piattaforme vanno a servire delle aree urbane che generalmente non sono servite e quindi vanno ad aumentare il valore dei servizi che sono presenti in certe aree piuttosto che in altre. C'è una questione proprio prettamente economica, nel senso che il mercato alla fine potrebbe diventare veramente più ampio, generare veramente più profitti e questo, diciamo, significa alla fine, banalmente, più posti di lavoro, più reddito, più imposte, più tasse, significa crescere un'economia. E poi c'è questa questione, diciamo, legale che costituisce, diciamo, questa voglia da parte delle norme di obbligare, di ridurre l'attività economica e poi alla fine crea soltanto dei svantaggi. Quindi, diciamo, certamente c'è bisogno di una nuova liberalizzazione.
Questa liberalizzazione può avvenire con il rispetto dei criteri di sostenibilità, di qualità e di sicurezza. Certamente c'è bisogno anche di un'evoluzione degli enti pubblici, che siano in grado, sia enti pubblici anche locali, che siano in grado di controllare queste nuove organizzazioni e di fare in modo che i servizi che vengono prodotti nei confronti dei cittadini siano effettivamente in grado di rispettare i requisiti minimi predisposti. Però la prospettiva è quella di ridurre il problema della congestione, aumentare i servizi, i profitti presenti nell'interno del mercato.